perché nel verbale risultavano 1:20. Ma sempre, guardate, costantemente, scioperi della sete, della fame, d'altro, altrimenti non saremmo mai andati. Anzi, devo dire una cosa, che negli anni Ottanta, che sono stati importanti per il studio della crisi 70, noi abbiamo potuto essere trattati come gli altri solo dalla Fininvest, non era nel... perché? Perché la Fininvest di Berlusconi allora chi c'era? Mike Bongiorno, no, questo tipo di loro, o se no come si chiama quella pare che mi dicevo andare anche a me una volta dal tassista stasera. No, poi da Costanzo sempre. Voglio dire, noi siamo andati negli anni Ottanta, eravamo già quelli del divorzio, dell'aborto, dei manicomi, no, tutta quanta, dell'obiezione, eravamo quelli. No, noi non siamo stati mai disponibili della fine. Quando, in base al Palazzo Veltrusconiano, c'è un bel libro che vi suggerisco, e di Michele De Lucia, è un racconto, allora l'accordo fra Berlusconi e il PC fu quello che scattò, non quello con Craxi, come pensavamo più o meno tutti. E in quella situazione venne fuori Mediaset. Mediaset e quel nostro grande politico, quello per cui la Libia è strategica. No, perché devo dire il Silvio, devo dire un po' di cazzate l'ha sempre fatto. Ma anche perché, insomma, diciamo pure, non è un genio nemmeno del male, però. Quello è il genio del male. C'è anche l'opposizione, insomma, ho raccontato già qualche cosa, no? Un tantino di come è opposizione, è scelta. Tonino Di Pietro, ci abita. Perché non toglie un voto più lui ormai a Berlusconi, semmai lo toglie agli altri accanto. E infatti su 2 miliardi 400 milioni di ascolti in un anno, dei vari approfondimenti, i 5 milioni a settimana di Ballarò, quegli altri, i 5 milioni, 6 milioni di anno zero, tutti gli altri fanno 2 miliardi e 400 milioni in un anno. Ebbene, il primo, a parte il Presidente del Consiglio, quello non è il Presidente del Consiglio, il primo in ascolti, e con 140 milioni di ascolti Tonino, un grande oppositore, e poi continuano così, poi Lupi, insomma gli abitué, noi mai, a tal punto che al Presidente della Repubblica abbiamo voluto dare, perché siamo secchioni, studiamo, andiamo a conoscere le cose, abbiamo dato un elenco. Allora, la prima radicale su quelle 2 miliardi e 400 milioni, quella in cui Tonino è il primo e ha 140 milioni, è 53esima ed è Emma Bonino, 53, con credo 7 milioni, 8 milioni su 2 miliardi. Cos'è? È accaduto che il nostro centro d'ascolto ha dato, ha elencato 290 persone che hanno usufruito di ascolto. Allora, diciamo, in alto luogo a un certo punto, ma se Pannella, no, non è che ero all'ultimo, Pannella non c'era. Adesso siamo andati a 600 e Pannella non c'è più. Per
tutti, quando ci si vede, tutti mi dicono, mi dite, la vedo sempre in televisione, ti dico a mia. No? Com'è possibile? Però c'è questo, e qui allora voglio dirvi, voi avete avuto parole molto, molto belle, e ve ne ringrazio nei nostri confronti. Sin da quando, tra l'altro, sono felicissimo perché Giovanni Selli, il sindaco, è venuto ad accogliermi appena sono entrato, con Maurizio che naturalmente ha sbagliato strada, per cui ci abbiamo messo un'ora e 40 invece che tre quarti d'ora, comunque non c'era, e avete avuto delle parole davvero molto, però devo dirvi una cosa. Ce la faremo anche sulla giustizia, ce la faremo anche sulle carceri, ce la faremo anche su questo, perché il libro di che parla? Di morti per tumore in una quantità superiore nella maggior parte, o cancro, maggior parte delle altre regioni, ma dice la Zamparutti la sua cosa, ma è quella nel quale l'incremento è maggiore. La storia, lui dice, quando non c'è democrazia, quando non c'è legalità, c'è strage di popolo. Ha ricordato i 13 morti, perché probabilmente poi il torrente era anche un po' cementificato, perché non è che uno dice ogni mille anni, se il torrente non sta quello sì, ma se a un certo punto tutti quanti gli argini, la cosa non se ne va, e quindi arriva anche costantemente. Però devo dire, ce la faremo. Perché? Perché è vero che se noi avessimo potuto parlare una volta in 30 anni, che cosa intendiamo per l'amnistia? No? Proprio questo, guardate, perché l'unico modo è far funzionare la cosa. Ho dovuto, però ecco, c'è una cosa che devo stare molto attento. Oggi a un certo punto c'era l'angolo quando sono arrivato dei pensionati e io ho detto a quello sarebbe il mio posto per salutarli, perché insomma devo andare lì con affetto, con simpatia. E quello che è straordinario è davvero questa accoglienza, perché ad Aosta o Agrigento c'è questo, sapete, io lo chiamo in un solo modo, quello che ci unisce è amicizia, anche se non ci siamo mai visti. Il sentimento è quello di qualcuno che si conosce bene da sempre, come un vecchio zio o come una giovane cugina, insomma, o cose di questo genere. E questa è la spiegazione del fatto che l'euromediterraneo, il vecchio meridionalismo, non può più funzionare, il nostro vecchio meridionalismo, perché è mutato, perché il problema che noi abbiamo per il principale porto calabrese, no, è che la Cina adesso investe sul Pireo. Oggi il problema, sì, ma il problema è l'euro mediterraneo invece dell'euro baltico, l'euro, e noi siamo su questo totalmente impegnati. Vedete, anche molti di noi, che tutti quanti, si diceva, ma questa cosa chi poteva immaginare quello che sta succedendo in Mediterraneo? Devo dire, io l'ho sempre immaginato e l'ho detto, ma a partire dalla realtà italiana. Perché? Ma perché so che la gente sa, non c'è manco la nozione, forse la più grande
vittoria sociale che si è conquistata in Italia negli ultimi 50 anni. Sapete qual è? L'Organizzazione Mondiale della Sanità diceva che c'erano 1.200.000 donne con aborto clandestino. Ce ne siamo occupati, la gente ci ha fatto fiducia, e adesso ce ne sono 200.000. Perché la pillola il giorno dopo no, il preservativo no, l'accidenti no, la EU, poveretti, impazziscono, però ce la faremo, ma intanto avere distrutto quel flagello di 1.200.000 in quello era poi sangue di classe, ma davvero, no? Non ero più evidente, così come oggi saranno 1.600.000 famiglie grazie al divorzio. Anche lì, perché si sono potuti sanare errori, dolori e via dicendo. Adesso ce la faremo, anche quella sull'antiproibizionismo, perché sta maturando in tutto il mondo. Noi siamo stati quasi unici a fare la battaglia con temi, le riflessioni, no? Sul rapporto criminalità, legalizzazione, non liberalizzazione, questi poveracci sono ridotti a continuare a dire liberalizzazione. Noi sempre legalizzazione, io mi ricordo che i nonni dei ragazzi di adesso, i ragazzi di adesso, legalizza la Marco, già i nonni, 40 anni fa perché avevo nonni, mi dicevano legalizza la Marco, i politici continuano a dire liberalità, proprio siamo a questo livello, no? Ce la faremo, ma ce la faremo perché? Vedete, ci riconosciamo, e questa è una questione importante, conoscendoci, non vedendoci, dicendo, io mi sento già da tempo come il vecchio zio che torna al paese dall'America e tutti i ragazzi, tutti quanti lo conoscono, è quello della famiglia un po' buona e via dicendo, eccetera. Ma anch'io, che non è, poi, ma tu di chi sei figlio? Ci manca poco, subito si crea perché il volto ti dice qualcosa, da. Ed è quella che nel conoscerci ci si riconosce. E voi riconoscete nelle nostre storie le vostre. È questo che viene fuori, sì, non siete d'accordo, poi tutte le altre cose, poi digiuno, là, cioè. Perché? Perché malgrado appunto questa impossibilità di, cioè, voi avete votato anche qua di sicuro contro il finanziamento pubblico dei partiti in grande maggioranza, sul referendum Tortora lo stesso, e ogni volta poi però cosa succedeva? Succedeva che dopo 4 mesi c'erano le elezioni, e alle elezioni come andava? C'erano, no, i partiti che erano per il finanziamento pubblico, ed erano il 98%, e noi eravamo il 2%, ma i partiti poi prendevano il 98% alle elezioni, e dicevano, la gente ci ha ripensato, perché, e questa storia del 2%, è intrattenuto anche grazie a questo fatto, torno a dirvi, abbiamo studiato come è impossibile che coloro che ci stimano, ci vogliono bene, eccetera, ci votino, perché in quel momento non sei tra quelli da votare, la nozione stessa non c'è, se lui in un posto o nell'altro, non c'è, ti viene fuori, ma non so, questi adesso sulle pensioni, sul debito pubblico. Guardate, noi il problema del debito pubblico l'abbiamo posto con richieste di riduzione del 7% annuo del bilancio,
all'inizio degli anni 80, dicendo chi cazzo l'ha mai saputo sulle il problema delle pensioni. Noi ottenemmo con sciopero fame eccetera che si passasse per le pensioni sociali da 180 a 360 milioni e mille lire. Non si ricordano, però così. E tra l'altro mi ricordo, dice sì, bravo, le pensioni sociali, così pure la signora Agnelli se la piglia. Questo è il livello. Ma non potremmo andare in televisione a difendere questo. Adesso sulle pensioni, quanti ragazzi sanno che chi prende la pensione, presto, tardi, non dimentichiamo i sindacati che erano tutti fieri perché negli anni 70 c'era la pensione a 46, 47 anni, 42, eh? Quindi noi già allora avevamo delle idee chiare. Ma oggi noi abbiamo la previsione che nel 50 avremo circa il 18% di ultra settantenni, ma probabilmente di più, no? Allora, a questo punto il problema è quanti sono i giovani che sanno che se tu puoi, no, devi scegliere tu, non andare in pensione, magari se sei in condizione anche a 87 anni come il Presidente della Repubblica, a 82 io, posso non avere voglia di andare in pensione. E è un problema di scelta. Beh, ogni volta che tu vai in pensione, il padrone, se lo Stato o no, il padrone e tu stesso non dai più una lira per le spese sociali. D'accordo? Quanti lo sanno? Quanti fanno questo calcolo? E allora quanti fanno il calcolo? In realtà che andare in pensione con le pensioni di fame, andare in pensione presto, no? Cioè senza adeguare a livello. Quando abbiamo conquistato quella grande cosa che erano le pensioni, la media di vita era 58 anni, ma per i lavoratori era di meno. Si prendeva la pensione, ma per quanto tempo? Non c'era la scuola dell'obbligo, no, diciamo protratto, purtroppo non c'era. Beh, allora adesso, scuola dell'obbligo, no? E purtroppo in Italia anche su questo non possiamo essere fieri, perché la cosa non funziona, non c'è davvero la scuola dell'obbligo che viene fatta come scuola effettiva. Abbiamo percentuali europee le peggiori, assieme alla Bulgaria, mi pare. E quindi i problemi, noi avevamo sempre detto pensioni volontarie, ma abbiamo fatto le battaglie contro, ma chi lo sa, l'avete mai saputo? Contro, noi abbiamo detto che è distorto un sistema fiscale nel quale c'è la ritenuta alla fonte. Scusami, uno Stato che di cui dispone la ritenuta alla fonte. È chiaro che da una parte, come sarà, le imposte aumentano. Le imposte sono quelle che paga il disoccupato, come gli altri, che ti ha la sigaretta, i trasporti e le altre cose, no? Poi c'è la ritenuta alla fonte, che sarebbe la cosa. Beh, questa è una cosa di classe seria, non è sovietica, visto che rompo le coglioni sulla cosa, sarà sovietica, se tu non puoi disporre, se di quando vorrai comprare le scarpe al ragazzino,
no? Pagando, regolando, niente. Queste sono battaglie che noi stiamo facendo da 40 anni, non lo sa nessuno. E quando non si sa, non c'è democrazia. Volevo arrivare a questo. Quello che lui, in questo libro, forse riesce potenzialmente a battere, per quanto una persona, ancorché radicale, può riuscire a battere fenomeni di questa gravità, beh, dobbiamo però dircelo chiaramente. Quando si parlava alle 30 ore, e io dicevo a Fausto, Fausto, vabbè, è 30 ore, ma hai mai pensato dove vivono, in quali case? Noi 30 ore poi viviamo, abbiamo la seconda casa, la quarta casa, o quello che è, ma il lavoro è davvero vissuto, usurante o no che sia, come una cosa negativa? Non c'è anche un certo numero che, anche se non sono politicanti o politici, vorrebbero poter continuare a lavorare, come fatto. E guardate, io dicevo, vi assicuro, Giorgio Napolitano era parlamentare europeo, eravamo sì, lui 10 anni fa mostrava 20 anni più di adesso e ha preso, è arrivato, lavora 14 ore al giorno, è impegnato, è una bellezza, e devo dire anch'io, non proprio una bellezza, ma anch'io, 82 anni, questo è tutto quanto, non ho mai avuto paura di mangiare, non ho mai avuto paura di non mangiare, non ho mai avuto paura di fumare, non ho mai avuto paura della cosa. E in fondo infatti mi hanno dato ragione, dare corpo, noi abbiamo dato corpo, la storia andando a Palermo, a Muro Lucano, seguendo le ARPAB e tutta quell'altra roba, insegnandola a tutti quanti. Quindi bisogna anche finirla, noi abbiamo diritto al lavoro, poi c'è anche per Costituzione abbiamo diritto al lavoro, anche se ci abbiamo 100 anni, il diritto al lavoro costituzionalmente l'abbiamo, poi c'è da andare a vedere, no? E quindi noi siamo sempre per andare nella direzione della dare valore alla volontà del, so benissimo che quello che ha un lavoro secondario via dicendo è anche, e quindi vorrebbe smettere di lavorare, non può, ma sappiamo che non è la generalità dei casi in questo caso, no? Guardiamo quello che c'è, sono milioni, le partite IVA, il commercio, fino a quando lavorano? Non si dice se quello smette di lavorare muore, è cosa che ce lo siamo sempre detti come battuta. No, quindi occorre non avere, ma questa cosa per la quale viene, ma quello, vabbè, quello non è manco lui un genio del male, però si avvicina, quello che adesso dice non si toccano le pensioni, non si va, quello, nessuno capisce cosa vuol dire, lui vuol dire semplicemente che non c'è il diritto eventualmente per chi vuole continuare a lavorare di continuare a lavorare per 5 anni di più. Nella, perché poi le cose nella del Ministero delle Finanze, del Tesoro delle Finanze, c'è una proiezione e nel 2050 possono aumentare di 3 anni le andate in pensione, ma in una situazione, ho detto, in cui nel 50 avremo anche qualcosa come il 3% di centenari garantiti, se non di più, no? E quindi dobbiamo tenere presente questa rivoluzione, anche come si sta, come si arriva. Ma lo ripeto,
È vero, abbiamo sempre conosciuto quelli di cui si diceva se quello smette di lavorare muore, no? Anche i lavori del bar che è faticoso al limite e altro. Perciò tutte le dovete parlare questa sera e ora terminato vi chiedo scusa. Non c'è più democrazia nel nostro paese da 60 anni. Guardate, quando il buon genio del male, Silvio, ha voluto pasticciare con il referendum, poveraccio, a piada a sberla, perché pasticcia? Ma coloro che gli rimproveravano di stare a fare, a toccare il referendum, vi rendete conto, anche voi che avete 60 anni, 70, 80, non ve ne rendete conto? 5 legislature sono state, con maggioranze pronte, sono state interrotte, sciolte alle Camere contro dei referendum radicali, per non farle tenere. Ma vi rendete conto di questo? Loro, perché loro sono bravi, hanno mestiere, sono insospettabili. Vogliamo ricordare che per esempio i compagni dell'Ofst anche hanno un'altra cosa bella, simpatica. Noi chiediamo l'ospitalità, destra e sinistra, dicendo con queste leggi elettorali ormai le forze sono escluse, le forze reali. E allora un giorno Berlusconi voleva ospitarci, mi chiamò e mi disse: guarda che qui però mi garantiscono, probabilmente il Vaticano, sono al di là del Tevere, che questi altri non c'è pericolo che vi prendano loro. Sta di fatto che arrivammo all'ultimo momento in cui sembrava che sarebbe stato l'accordo, che poi dopo ci fu un pugno, eccetera. Sapete perché non ci fu l'accordo? Perché mentre eravamo riuniti per fare l'accordo, Franceschini, Castagnetti, quella zona lì, hanno detto sì, ma una condizione: il nome di Luca Coscioni non deve essere. Un anno dopo è morto e tutti quanti hanno... Vi rendete conto? Magari quel coglione di Silvio, forse a questo punto, lui è capace di arrivare, ma è capace davvero di tutto. Io già lo slogan era, quando ero a favore della roba del pugno, ci inventammo. Cioè, dalla parte c'è uno capace davvero, ma davvero di tutto, dall'altro sono i quasi buoni a niente. Però siccome è capace davvero, ma davvero di tutto, sta al potere, noi fummo determinanti, perché l'Unione perse 1 milione di voti in meno di Berlusconi. Noi come Rosa del Pugno prenderemo 980.000 voti. Oggi ho sentito dire che si vinse per Prodi per 27.000, per i conti del caso. Perché no, il problema vinse, perché non per 20.000, perché c'era stata la Rosa del Pugno che aveva tolto un mucchio di voti, almeno la metà l'aveva tolti a destra, no? E quindi, ecco, ma qualcuno di voi si ricordava appunto che contro il referendum si scioglievano le Camere 5 volte, 5 per 5? Allora dobbiamo rivederle la nostra storia. Vabbè, vi ringrazio, non ho detto nulla di preciso sulle carceri, perché ho detto la giustizia, comunque su quello è una cosa, è chiara. Abbiamo abolito, stiamo abolendo i radicali nel mondo della pena di morte, stiamo andando. Forse riusciremo ad avere adesso, il Madonnino, non c'è pace, eccetera, un altro evento storico. Premetto che anche la Corte Penale Internazionale è la nostra battaglia. Prima facemmo i tribunali ad hoc sulla ex Jugoslavia in Ruanda e poi riuscimmo a passare questo.
Adesso quest'anno io spero che entro dicembre noi riusciamo a mettere al bando le mutilazioni genitali femminili. Mi pare che è un'altra cosa. Allora, queste cose riusciamo a farle. Come si spiega che poi abbiamo lo 0,4%? La democrazia è abolita e non c'è più la pena di morte, ma c'è la morte o la sofferenza atroce per pena. Che cosa intendo dire? Intendo dire semplicemente che questa pena e questa detenzione sono, come dice il Presidente della Repubblica, assolutamente illegali, sono sequestri, né più né meno. Perché? Perché non hai nulla, a parte il sovraffollamento, che pure c'è, eccetera, non hai nulla di tutte le altre cose che il fascismo, con l'infamia che aveva del reato d'opinione, no? Diciamo allora, il fascismo ha lasciato la giustizia e le carceri in modo imparagonabile con questo. A Poggio Reale i laboratori hanno fatto negli anni 30 il welfare senza libertà, questo era il fascismo, il welfare senza. E quindi anche a livello delle carceri questa era la situazione. Non ci vogliamo riflettere, badate che questo è il senso del libro. Qui il dissesto ideologico diventa da 50 anni, 60, dissesto idrogeologico, si muore sempre di più in altri modi. I militari nostri, ai quali il Ministro della Difesa non riconosce ancora tutti quelli che muoiono dal Kosovo, anche Afghanistan, eccetera, appunto per questioni... Sì, appunto, di altro non gli danno, non gli vogliono dare il riconoscimento di alle famiglie dei morti ed altro. Quando dico che le carceri sono nel mondo, ma è in Italia che la lotta la stiamo facendo, nel mondo sono delle consistenti manifestazioni, consistenti di nuova Shoah. I tedeschi non sapevano quello che accadeva nei campi di concentramento. Grazie, credo, in parte a noi, si sa quello che c'è. E abbiamo ottenuto un fatto straordinario. 12 o 14 direttori delle carceri per 24 ore non hanno bevuto e mangiato per l'amnistia e le altre, ma non per l'amnistia clemenza, per quei provvedimenti di riforma della giustizia. No, e ci abbiamo da quella parte il povero Tonino, quello, non c'è speranza, voglio dire, è così, ma lui ha la carcere, la galera. Cioè. Ah Marco, però non vale troppo presto queste carcere. Facciamoci, vorrei che qualcuno che sta oggi, dove stai tu, l'assaggiasse così com'è. Poi, come? No. Vorrei che qualcuno che sta al Parlamento accettasse il carcere oggi così com'è. Senti, se mi consenti, noi rivendichiamo il fatto di avere votato per l'arresto del deputato Papa, ma perché? Perché siamo garantisti ed era indubbio che su quella cosa, tu sai, ci sono le condizioni, no? La fuga, e lì non c'era, ma l'inquinamento delle prove era la P4, era tutte quante le cose, e quindi l'abbiamo votato. Ma quel ragionamento lì siete voi che avete continuato ad avere ladri di Stato da partitocratici, tutti voi. Il 2% non sono ladri di salute, di verità, di giustizia, di leggi, quindi aspetto niente. Io faccio il garantista e dico
che non c'è nessun motivo per la Shoah e per rifarla. No, 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 su quello un cazzo di niente, ti chiedo scusa, eh. C'è la Shoah e la Shoah, no, sono le stesse cose, la stessa realtà, e ce l'abbiamo in Francia e ancora non si muovono. Negli Stati Uniti abbiamo 2 milioni e 200 mila carcerati, dobbiamo stare attenti perché dobbiamo rispettare la legge, la legalità, la non violenza e i diritti umani è questo. Quindi semmai eccedo dall'altra parte, perché che cosa c'hai paura? A sicurezza, a sicurezza. Allora all'indulto. All'indulto che abbiamo fatto con quello che stava al governo e diceva che non bisognava farlo, Tonino, no? Sono rientrati adesso di quelli usciti per indulto, Rita quanto? Il 25%. Di quelli usciti per espiazione della pena quasi il doppio. No. Di più del doppio. Sì. Dunque, invece, oddio! Mo tutti i delinquenti liberi, fuori l'indulto e via dicendo. Anche perché ti dirò che nelle carceri non è solo la polizia penitenziaria, i direttori e gli altri, ma i detenuti, quelli africani, rumeni, vivono la condizione nella quale vivono con una civiltà, una comprensione inaudita. Non è un caso, nelle istituzioni chiuse, io il manicomio appunto, no, l'ho aperto, nelle istituzioni chiuse dicevamo non passava democrazia. Nell'antidemocrazia italiana c'è all'interno delle carceri una realtà di dialogo, di rispetto anche rispetto al poliziotto e viceversa, che 20 anni fa non c'era e sono in condizioni assolute. Perciò io spero che io sono federalista europeo e questi non lo sono nessuno, Bruxelles ormai è come Roma, è la democrazia reale, purtroppo. Ma ti dico che credo che noi riusciremo a fare sicuramente anche in Italia quello che sta accadendo nell'Euro-Mediterraneo, con la non violenza. Perché la gente è quella. Sai però, noi siamo gente comune. Guardate, voglio dire questa cosa. Che succede? Semanticamente. A comunione, comune, no? Dico i termini. I comuni devono avere il comunismo, no? Adesso c'è gente comune. Ma noi abbiamo anche i fatti di genoma, di DNA, corsi e ricorsi della storia, no? Noi oggi abbiamo una realtà della gente comune. Sapete cosa penso? Qual è la nostra forza, la mia? Qual è stata la fortuna che ho avuto? E che le cose che pensavano tutti, anch'io le pensavo. E l'incontro, quando dico nelle strade, no? Dovunque, a Agrigento o a Ostia, questo senso di amicizia, e riconoscersi come gente comune. E vorrei appunto, dopo che siamo quasi restati l'unico partito che si chiama compagno, perché se no gli altri si incazzano, l'ex Margherita si incazza, eccetera. Ma noi dicemmo, ci chiameremo compagni all'inizio degli anni 60, che prima era compagni, amici, eccetera, perché non vogliamo lasciare il monopolio di questa splendida parola a chi ammazza i compagni. E infatti, compagni, però amici anche, perché questo, no, è questo che c'è. Ce la faremo, guardate. Ce la faremo, appunto, se non abbiamo paura. Apriamo le carceri, mamma mia. Noi dobbiamo avere paura di una cosa diversa.
di fare nelle carceri nazisti e poi anche fuori, guarda quello che sta succedendo dappertutto. Quindi bisognerebbe avere fiducia nella democrazia. Questo è. Che non c'è, sì, perché tu dici, ma noi stiamo dicendo, noi abbiamo bruciato le schede elettorali nel 72, da non violenti abbiamo detto qui si sta andando, le schede elettorali, le schede, non il coso, ma con quelle, perché avevamo visto con Ernesto Rossi e gli altri, già si diceva negli anni 50, verso il regime, ci siamo, ed è la Lucana, è la Basilicata, ma c'è anche questo. C'erano dei resistenti. Beh, mi sa che ci siamo. Bene. Ringrazio i nostri ospiti, ringrazio i presenti anche per la pazienza. Vi ricordo soltanto che domani sera alle 10 c'è la presentazione di un altro importante volume di Daniele Chirico e Alessio Magro. Il titolo del libro è Dimenticati, vittime dell'Andrangheta. La storia, le storie delle donne e degli uomini assassinati in Calabria. L'editore è Castelvecchi, saranno presenti oltre agli autori anche i parenti delle vittime, alcuni parenti delle vittime. Grazie e buonanotte. Lasciami ricordare una cosa, sono assolutamente convinto che questo libro di collega di Maurizio ha un valore assolutamente straordinario. Voglio dire, magari si potesse distribuirlo nelle scuole. Solo aggiunto due secondi per ringraziare un buon compare Federico Tantillo, che è l'editore di questo libro, e chi ha potuto fare l'introduzione, la produzione, Marco Pulpio, Don Marcello Cozzi, i compagni Elisabetta Santorini, Marco Cappato e Pietro Bianco. Grazie a tutti. Questo va sul sito internet.